Buonasera a tutti, benvenuti a San Pietro di Feletto. Qui ci troviamo nella sede municipale, è un antico eremo camaldolese ristrutturato. E in questa sala inizia la galleria dell'eremo che poi prosegue anche al piano superiore. Inaugurata nel 2019, ha ospitato ormai tantissimi artisti. E oggi ho proprio il piacere di avere ospite e di esporre i suoi magnifici quadri il maestro Luigi Marcon. Mi fa proprio piacere averla qua, maestro. Ed è stato simpatico prima. Lei qui ha molti amici presenti in sala, perché è stato molto simpatico prima una coppia che ha portato i loro quadri e li hanno messi qui alle finestre. E direi che questo è veramente, veramente bello. Io ringrazio naturalmente chi ha curato questo evento, che è l'assessore Claudia Meneghin, la ringrazio e poi le passo la parola, e ringrazio anche Arcadio Lobato, che poi ci farà una relazione su oggi. Benissimo, allora io non posso che ringraziarvi di nuovo di essere qui e augurarvi una buona serata. Grazie. Oggi, come diceva il sindaco, dal momento in cui è diventato sede municipale, questi spazi sono stati dedicati sempre a delle mostre di pittura, presentazioni di libri o comunque eventi culturali. E dal 2014 questo avviene in maniera ininterrotta, se non purtroppo del Covid che abbiamo vissuto, come voi sapete, che ci ha fatto svitare delle mostre, ci ha fatto anche saltare degli eventi. Peccato, adesso speriamo che così di poter riprendere in maniera continuativa. Oggi noi abbiamo l'onore, la fortuna, il piacere di avere con noi il maestro Marcon, che noi ammiriamo tantissimo. Siamo veramente felici di avere le sue opere qui, quelle che potete ammirare in quel piano nobile di questo palazzo sono le incisioni a grafica, come chiama lui, mentre nel piano di sopra abbiamo gli oli su tela e su tavola. Quindi io adesso passerei la parola ad Arcadio Lobato, che ha già presentato diverse mostre qui da noi, e poi al maestro Marco. Grazie, buona risposta, buona visione. Grazie Assessore, grazie Sindaco, grazie a tutti quelli che sono venuti qua, che siete venuti qua, e grazie al Maestro Marcon che mi ha raccontato alcuni segreti di bottega e credo che per prima volta saranno resi pubblici. Inizio senza indugi con il titolo Inchiostro di cielo. Vorrei parlarvi delle tavole del Maestro Marcon, ma soprattutto dell'artista stesso, cosa non facile, dato il suo carattere riservato. A Luigi Marcon non piace far parlare di sé, forse per indirizzare la nostra attenzione verso le sue immagini, che invece parlano con grande eloquenza, basta ascoltarle. Esse sono alberi, arbusti, borghi, rocce, scarpate, corsi d'acqua, ville, castelli, cascine, cassupole, eccetera. Su questi diversi oggetti si libra in aria democraticamente l'abbraccio dell'artista. L'arte è uguale per tutti, sembra dirci Marcon con la sua capacità di contemplare l'armonia presente in ogni cosa. Non c'è la presenza umana in queste vedute, ci sembra una scelta dell'autore per creare una silenziosa intimità tra spettatore e soggetto. Siete voi, ognuno di voi, a contemplare quel quadro con privilegio esclusivo. Persino il proprio artista scompare discretamente. È il contrario di quello che accade in un paesaggio di Van Gogh. Le pennellate cremose dell'olandese sono protagoniste del quadro. Non si vedono ulivi in un quadro di Vincent, si vedono rilievi di materia pittorica che si organizzano per significare ulivi. Si vede una gestualità che afferma prepotentemente la personalità, lo stile del pittore. È una scelta, d'altronde validissima, che è però una conseguenza precisa. Più gestualità stilistica c'è in un quadro, più c'è presenza del pittore a discapito del soggetto e dell'osservatore. Nessun esempio di chiara fama è il Greco, Francis Bacon, Lucas Cranach,
è il Picasso più espressionista. Marconi, invece, appartiene ad un'altra categoria di pittori, sia nei disegni che nei dipinti. Quelli dal gesto contenuto, sobrio, essenziale, che scelgono di concentrarsi intensamente nello studio del soggetto. Come fa modernamente lo spagnolo Antonio López, prima di lui Polqué, e in passato il Beato Angelico, Johannes Vermeer e tanti altri di altissimo rango anche loro. Ma non si creda che Luigi Marcon, governando con polso sicuro i suoi tratti e costruendo i soggetti senza adorni, ci lasci completamente da soli con le immagini. Lui è sempre lì, discreto ma compresente, e pieno di forza, perché il gesto sobrio non è meno poderoso di quello plateale. Il soprano e il tenore non sono bravi per il do di petto, ma perché dominano i pianissimi. Il ballerino non è bravo per il salto più acrobatico, ma per i delicatissimi movimenti dei polsi e del corpo. Guardate i tratti di Marconi. Guardate, non vi sembra che sono tratti melodici? La melodia in musica è il profilarsi della composizione fatta di suoni e silenzi, in definitiva spazio. La creazione di uno spazio nuovo è infatti lo scopo condiviso dell'attività del pittore e del musicista. Per non parlare dell'architettura, della scultura o della danza, che è scultura in movimento, discipline tutte capaci di creare spazio dal nulla, ordine dal caos. Come gestisce lo spazio Marconi? Le sue immagini, come i buoni vini, hanno i retrogusti. Al primo sguardo ti fanno assaporare le grandi linee costruttive del soggetto e una volta catturato dalla configurazione generale sei già dentro, in quello spazio che il soggetto crea con la sua presenza. Allora puoi soffermarti dinanzi alla porta di una capanna o percorrere una stradina contornata di piante o guardare in alto verso un cielo aperto e luminoso. Luigi Marconi è conosciuto per le sue incisioni e dipinti, ma non tutti sanno che scrive anche poesie. Infatti, il titolo di questa mostra, da lui proposto, trascrive il secondo verso di un suo poema che inizia così. Scrivere tra le righe, inchiostro di cielo, graffiare nell'aria, nostalgie che si perdono. Vi propongo di meditare sui tre primi versi perché definiscono una sensibilità che per un artista o per un appassionato all'arte costituiscono un programma di vita. Scrivere tra le righe. Compare in effetti l'artista nell'anima del bambino Marconi molto presto. Tra le righe delle prime pagine della vita semplice di un ragazzo contadino, cresciuto nel tepore naturale della casa stalla di un lontano ormai Veneto preindustriale. Il piccolo Gigi giocava, viveva, studiava e cresceva osservando il mondo con tale intensità e godimento che il proprio potere familiare gli bastava e gli sembrava tutto quanto esisteva. Sicché rimase meravigliato il giorno che qualcuno gli spiegò che oltre alle scarpate che contornavano la sua casa, il mondo vasto e misterioso continuava. Man mano che cresce, Gigi parte all'esplorazione di nuovi spazi, come camminante, ciclista, arrampicatore. Dalle colline di Tarso e dal Monte Altare arriva alle vette dolomitiche e al Roncavallo e ancora altrove. Nel muoversi scopre sempre qualcosa di nuovo. Questo lo preme. I suoi paesaggi non sono stati contemplati da un belvedere o da una finestra. Marconi conosce le sue vedute nel contatto totale tra il camminante e la terra che percorre. Come si produce il salto che fa di questo camminante non solo un fruitore del bello, ma anche un produttore di esso? La risposta la troviamo nel secondo verso della sua autodefinizione poetica, che è anche il titolo di questa mostra. Inchiostro di cielo. A Marconi un giorno il cielo cominciò a piovergli addosso. Iniziò letteralmente ad annaffiare quel giovanotto prealpino non con acqua ma con inchiostro per farlo diventare artista. L'inchiostro, per l'incisore, è un fenomeno celestiale. Vedere un incisore inchiostrare una lastra è un vero spettacolo. Amorevolmente versa e distribuisce con larghe carezze il dono di quel liquido che farà parlare al freddo metallo, producendo un'immagine viva a partire dalla materia inerte. All'inizio non c'era ancora un torchio, ma un semplice pennino, perché Gigi un giorno lascia i prati e va in scuola. Possiamo immaginarlo guardando verso la finestra, esule dalla sua patria luminosa,
mentre sulla lavagna, con un gessetto in mano, la maestra lavora per aprire la mente degli educandi. Ma la mente di Gigi è già aperta ad una realtà che sente dentro di sé, anche se ancora è troppo presto per poter spiegarla agli altri. Quella realtà si chiama bellezza. Un giorno in scuola Gigi scopre la geografia e trova in essa un filo conduttore che per la prima volta lo collega ai quaderni e ai libri, un filo di inchiostro. Si inizia con un tratto di matita e poi si va avanti con la china per costruire profili di luoghi esotici chiamati province, regioni, paesi. Gigi è naturalmente portato a disegnare le mappe, nessuno glielo aveva insegnato, ma la sua mano è precisa e il suo polso sicuro. È il migliore, ma a lui di questo non gliene importa niente. Quello che a lui piace è scoprire che quei confini, fiumi e monti che adesso disegna su un foglio di carta sono la raffigurazione di quello che lo affascinava quando giocava nei campi, la sensazione di percorrere lo spazio. Prima lo percorreva con le gambe, adesso lo percorre con le dita, ma la sensazione di esplorazione è identica. Gambe e dita sono le antenne del suo radar che perlustra instancabilmente il mondo. Questa perlustrazione ha uno scopo preciso. Ce lo spiega il terzo verso del suo poema. Graffiare nell'aria. Se ti graffio il tuo gatto non ti fa piacere, ma grafos in greco è segno, quindi di segno. Quando Marcon parla di graffiare, sta parlando di due cose simultaneamente. Disegnare incidendo sulla lastra, certo, ma prima afferrare lo spazio con i suoi penetranti occhi, come fossero gli artigli di un felino, e portarsi la poetica preda della bellezza allo studio. Marcon, l'artista camminante, è un cacciatore di sensazioni che immagazzina nella sua mente per portarli al suo atelier e dopo liberarli, rendendoli visibili a tutti. Ma l'artista, per riuscire a farlo, deve essere in possesso di una tecnica rigorosa, perché non è un'operazione semplice. Nella vita di Marcon questo accade per caso, incisione per caso, come ama ricordare. Marcon diventa un giovane studente in cerca di un indirizzo professionale. Suo padre è stato chiaro, studiare o fare il contadino. Marcon va a Venezia a iscriversi in un istituto d'arte, ma quel giorno è chiuso. Vede un'altra scuola aperta dove è scritto calcografia, pensa per somiglianza fonetica, che deve trattarsi di qualcosa di simile alla geografia. È contento di fare ancora mappe, magari perfezionandosi in quella disciplina, si iscrive. Una volta dentro capisce che calcografia è invece il difficilissimo arte dell'incisione, del quale non sa nulla, ma progredisce ad un tale ritmo che in poco tempo diventa assistente del professore in grado di aiutare gli altri alunni. Siamo agli inizi di quello che sarà un lungo percorso professionale fatto di mostre, premi e successi, in Italia e all'estero. In Germania nel 2004 le Poste hanno utilizzato una sua opera per fare un francobollo dal titolo 800 Jahre, che non so pronunciare ma lo troverete scritto. Onore concesso a pochi artisti. La lista dei suoi successi bella e formosa è reperibile sul suo sito, luigimarcon.it, dove sotto il titolo Biografia leggiamo. Partecipa a molte rassegne di grafica nazionali ed internazionali conseguendo vari riconoscimenti. Allestisce numerose personali in Italia, più di 160 abbiamo contato all'incirca, e all'estero. Per molti anni si è dedicato pure all'insegnamento della calcografia. Ha realizzato con le tecniche calcografiche oltre 4.500 matrici. Allora io vorrei calare molto in basso, nel pratico, per invitarvi tutti a fare un lavoro. Allora, immaginiamo di essere davanti a un torchio e esce dal torchio un foglio con un'impronta di una lastra. Non si vede nessun soggetto, nessun lavoro, ma si vede solo l'impronta perché la lastra si trova sotto il torchio, sotto la pressione, ha dato un'impronta al foglio. Quel foglio è quell'impronta in pratica, tanti già lo sanno, che è un modo per riconoscere l'autenticità della stampa. Qualcuno dice che è autentica o non autentica, non lo so,
spiegare sta roba. Allora comunque esce questo foglio con questa impronta, qua arriva il bello, che vi invito a fare quel lavoro che io ho sempre fatto, di prendere un angolo del foglio e sollevarlo piano piano e mettere quasi l'occhio sotto, perché c'è l'ansia di la sorpresa, cosa salta fuori, cosa salterà fuori, cosa è bello. E tiro su piano piano. Immaginate che nei corsi qualcuno faceva uno strappo, una cosa che mi faceva venire il crisolino a vedere. Sì, non è una cosa, perché, no, perché se tiro su e si deve esce la verità. Verità nel senso che se c'è anche un graffio sulla lastra, quello risulterà sul foglio che viene stampato. O l'errore o qualcosa, o una sorpresa. Prima di tutto una grande sorpresa di questo. È per quello che vi chiedo, se questo lo fate voi, piano piano, avete, immaginando una incisione anche, questo se volete, e immaginando di avere la sorpresa tra le mani. Ecco, è questo che io chiamavo. Saltando di palo in frasca, con la Nives Fals, che qualcuno conosce, siamo stati a Innsbruck. Una volta siamo passati 10 km fuori al... c'era un museo, andiamo a vedere il museo. E c'erano le macchine per stampare moneta costruite a Merano ancora nel 1400. C'erano macchine per stampare moneta. E ci hanno fatto stampare moneta a noi. Cioè, c'era chi... e si poteva battere con un martello su una moneta, oppure i torchi che con un braccio calava la pressione e usciva la moneta che mettevano sotto un pezzo di ferro, insomma, pezzo di alluminio. Era stata una sorpresa per noi. Ecco, è sempre un po'... Allora, io direi che non è solo la calcografia, ma anche la litografia che mi aveva entusiasmato i primi tempi a Venezia, alla scuola, la litografia su pietra. E anche là, a un certo punto, sparisce il disegno che si fa sulla pietra, dopo 2 ore di lavoro per lucidarla, per levigarla. E sparisce con un po' di apparato e si tira via il disegno. A un certo punto, lavando con l'acqua e passando con l'inchiostro, con un rullo sopra, torna fuori il disegno che non avevo visto, che non sapevo che fine aveva fatto. Ecco, anche la litografia dà queste sensazioni, se fatta sulla pietra. Ecco, non so, altri, cioè, saranno altre cose che sono a raccontare. Vabbè, comunque vi lascio perché già ho già detto.